Beh, direi che siamo nel posto giusto. Siamo nel posto giusto. Sai come si intitola questo video? No. Non lo sai come si intitola? Si chiamerà Weekend Mykonos. No, questo video si intitolerà What a Little in a Day. What I Eat in a Day. Però dura speciale, 80 minuti. Speciale in Mykonos però. Allora, guardate un guarda po'. Guarda che bella confezione. Infatti. Sembra un regalo. Siamo alla colazione. Oh. Questa è una chocolate pie. Benissimo. Con un succo d'arancia spremuto, come dice Giampiero, un bicchiere di cristallo. No, era Willy, principe di Bel Air. Questa invece è un apple pie. Qua dentro avremmo tanto voluto farvi vedere che cosa c'era. C'erano tipo una specie di grissini stirati, ma pienissimi di semi, di una roba. Quando ci sono i semi, diciamo che è sempre una buona idea. Adesso ci mangiamo questa roba. E poi non è molto greco, forse sì, chi lo sa. No, è internazionale, diciamo. The International. Sì, sì. Siamo qui a Bakery Patisserie, di fronte proprio al mare. Questi sono aranci ellenici. Questi sono i aranci che vengono dalla Grecia, si sente? Magari arance. Non lasciatevi ingannare dal bicchiere King Express italiano. La mia è buonissima. È strabuona sta torta alle mele. C'è dentro anche un po' di cannella e dell'uvetta. Questi sono proprio i localini che ci piacciono. Sono stupendi. Locale greci con la bandiera della Grecia e cibo greco. Eh sì. Siamo a Anomera. Il locale si chiama Paprika. Giampiero è un po' abbronzato. Anche un po' battuto dal sole. Il locale si chiama Paprika e mangiamo traditional. Feta one, feta dice. Cioè, in salad. No, sì. Ma la feta la voglio dentro all'insalata io. Ma tu vuoi un'insalata con la feta come me? Sì, come il pollo alla pizza, che cazzo, sono un cacciatore. Quindi tu due insalate con la feta hai preso? Con due pizze però. E lei adesso ti sta chiedendo se vuoi due fete, perché ti mettono la fettona di feta. Certo. Per il nostro What a Little in a Day. Ma in 2 days è diventato ormai. In 2 days, in 3 days. Oggi abbiamo una fantastica, meravigliosa, stupenda, freschissima, crollatissima insalata greca. Vedete? Con un quintale di feta. Guardate come la fanno, ragazzi. Cioè, questa è l'insalata greca. E abbiamo preso un paio di pite da mangiare. C'è un quintale di feta buonissima. Buon appetito. Quindi com'è? È benissimo, è tutto freschissimo. È veramente ottimo. In fondo c'è una fetta di pane di quelli tipo di segale. Ah. Era deliziosa, sì. L'insalata, deliziosa. L'ho detta io, mi stai citando. Mi stai eccitando. Citando. No, scusate. Allora, ascolta, attenzione. Allora c'era l'olio pungente, le olive pungenti, la cipolla pungente e la feta. Cetriolo. No, la feta pungente. Poi a smorzare cetriolo, peperone e pomodoro. Quindi connubio perfetto. Non mi... pronti per la cena. Giampiero, ti sei ustionato oggi? Sono anche un po' come ci sono abbastanza. Benissimo. Ho preso tanto di quel sole e tanto di quel vento oggi che non avete idea. Ok, siamo da, come si chiama questo posto? Marco Polo, tipico veneziano. Come il centro commerciale di Bologna. Esatto. E niente, allora adesso abbiamo preso 2 porzioni di moussaka con la pita, che non sappiamo perché ci ha obbligato a prendere la pita. E quindi questo What a Little in a Day finisce così. Oggi peraltro non abbiamo mangiato nient'altro poi. Abbiamo fatto colazione, pranzo. Poi abbiamo preso 40 euro di aperitivo. 40 euro d'aperitivo, quindi direi che siamo passati alla cena. Ci hanno portato la pita, qua la fanno con il rosmarino sopra, sì. Da noi no, non mettono, da nessuna parte mettono il rosmarino. Pita con rosmarino e le olive greche. Dicevi, scusami? Le olive sono proprio prelibate in Grecia, l'olio greco è famosissimo. Vabbè, le olive, cioè, l'oliva greca è famosissima, certo. No, la pita è più buona qua che in Italia, di verità. Beh. Vero?
bellissima, veramente. Tu che sei stata ad Atene, Atene com'era? Come questa? Beh, era buona come questa, sì. La cosa proprio particolare della pizza è che è proprio morbida e soffice. Sì, è meno spugnosa. Eccoci qua, cosa abbiamo lì? Mostacca. Giampiero è già partito. Io sto già testando. Veramente senza un minimo di pietà. Quindi per questo Worried Reading a Day abbiamo finito, direi. Molto buono, c'è il ragù dentro, è molto simile a una parmigiana, solo che qua c'è anche la carne. Mi sembra un'ottima spiegazione. Mi brucia da morire perché l'hanno cucinato ovviamente all'interno di questa, di questo vasetto di terracotta. Vediamo, sopra c'è la besciamella, sotto c'è il, c'è uno sformato di melanzane con patate, besciamella e carne. Adesso vi dico se è molto unto, se è buono. Guardate lì qua sotto cosa c'è, aspettate che vi faccio vedere, vedete qua? È proprio tipo una specie di ragù, buono. No, è buonissima, 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 ottima. Quindi questo posto qua come si chiama allora? Marco Polo consigliato. Marco Polo per la moussaka è straconsigliato. Salutala. Scusate, sto mangiando, ciao, buonanotte. Noi finiamo di mangiare, ci vediamo alla prossima. Ciao da Mykonos. Devo dire che ad unto siamo messi benissimo però.